Bene signore e signori, bentornati in questo nuovo video. Io sono Elvis, imprenditore digitale, mi occupo di e-commerce da qua 5 anni, una mia agenzia, facciamo varie cose, vendiamo prodotti, servizi, insomma tutte queste cose qua per chi già mi conosce, ma chi appunto è nuovo su questo canale. In questo video volevo andare un po' a analizzare gli store, perché ogni giorno ho decine e decine e decine di richieste di persone, di ragazzi, imprenditori, anche aziende, e soprattutto anche aziende molto ultimamente, che mi chiedono proprio una recensione del loro sito. Io comunque di solito lo faccio privatamente tutte queste cose qua, però avendo anche tante richieste ho detto rifacciamo un altro video, dovrebbe essere il terzo video della serie, dove andiamo proprio ad analizzare gli store. Quindi vi avevo chiesto su Instagram, quindi se non mi segui su Instagram ti consiglio di seguirmi, appunto per novità, risultati e insomma un sacco di cose. Su Instagram infatti ho chiesto di avere proprio una lista di store delle persone, appunto, e mi sono state mandate veramente decine e decine e decine di store, però ovviamente non basterebbe un video per andare ad analizzare tutti, quindi ne ho scelti alcuni da andare ad analizzare. Quindi se dentro qua c'è il tuo store, allora ti consiglio assolutamente di guardare questo video fino alla fine, perché ti sarà molto molto utile. E annuncio anche il vincitore del giveaway dello scorso video, che appunto lo lascio qua da qualche parte, nella mia guida dropshipping virtuoso starter pack, cioè la guida per iniziare a fare dropshipping. E appunto per andare a vincere la mia guida basta che metti like a questo video, commenti qua sotto con l'hashtag e-commerce, sei ovviamente iscritto a questo canale, che il successivo video lo vai a guardare, perché ovviamente non sai se hai vinto o no. Comunque tutto quanto è sempre pinnato qua sotto nei commenti. Comunque andiamo a vedere proprio gli store che mi avete mandato. Metto anche gli occhiali giusto per vedere un po' bene, perché fa un po' figo. E comunque andiamo proprio sugli store. Il primo store che mi avete mandato è stato proprio questo, babylamp.it. Allora, vedendo proprio un po' quello che è lo store, è proprio, diciamo, un classico tra virgolette one product store, quindi proprio babylamp.it. possiamo intuire che comunque è una lampada per bambini. Mi piace il fatto del font, appunto, che è molto più arrotondato, molto più semplice, molto più per una nicchia appunto da mamme e bambini, visto che questo tipo di font va benissimo. Giusto una piccola cosa, ormai è passato San Valentino, quindi questa scritta in alto, spedizione gratuita 30% per San Valentino, questo qua assolutamente da togliere, molto molto meglio da togliere. E anche una cosa qua, come vedo ad esempio c'è il logo Baby Lamp con lo sfondo bianco, non è proprio fantastico da vedere, sembra un qualcosa di messo lì e spiaccicato così, giusto per guardate siamo noi. Quindi su questo ti consiglio o magari di andare a ritagliare un po' l'immagine, farlo un po' più arrotondato, oppure magari metterci solamente il logo della lampada, oppure comunque dare più un tocco di branding, perché così sfondo bianco sembra proprio spiaccicato e non è proprio fantastico. Allora vediamo un po' in generale come immagine vanno bene, qua anche il fatto delle immagini. Delle immagini comunque sempre in lingua italiana va benissimo, in generale. Quindi per quanto riguarda l'home page va anche bene. Adesso vediamo anche un po' la parte di pagina prodotto, che è anche la parte un po' più importante. Quindi Baby Lamp, la lampada che sconfigge il buio. Allora, scontato Baby Lamp. Allora, una cosa importante qua, che ci sono un sacco di colori, cioè c'è un po' di verde, c'è un po' di giallo, c'è un po' di rosso, insomma via dicendo. Ma una cosa importante qua è che il prezzo non sia in rosso. Una cosa che ti consiglio piuttosto di andare a mettere o comunque il prezzo ad esempio del verde, questo verde qua, quindi il prezzo scontato finale è molto meglio che sia un prezzo magari tendente sul blu oppure sul verde, ok, e che il prezzo pieno sia segnato piuttosto in rosso, per evidenziare proprio il fatto della convenienza del prodotto, ok. Oltre questo comunque qua vedo che c'è anche la chat live. Unica cosa, visto che ti riferisci ad un mercato italiano, invece di scrivere chat with us, che è comunque in inglese, di solito gli italiani sono abbastanza dei caproni con l'inglese, ti consiglio di scrivere direttamente chatta con noi, oppure hai bisogno di aiuto, punti di domande, qualcosa del genere. Un'altra parte qua sono anche i trustbadge, quindi ad esempio Google Pay, Mastercard, PayPal eccetera. È un po' troppo spento, aggiungerei magari un trustbadge un pochettino più personalizzato, più adatto diciamo a questo, magari un trustbadge fatto apposta proprio con un mood un pochettino più arrotondato, tendente proprio alla nicchia dei bambini, sarebbe ancora ancora meglio. Poi aggiunge a carrello per ulteriore sconto speciale, va bene. Il 60% dei bambini la notte non dorme abbastanza.
Sì, hai letto bene, 60% però, ok, come angle può anche andare benissimo. Una cosa che ti consiglio qua sulle immagini e sulle GIF di andare a mettere il tuo logo, anche semplicemente il logo della lampada, semplicemente per andare ad evitare che magari qualcuno ti vada a usare comunque i tuoi contenuti. Qua va bene, comunque in lingua italiana, con l'apposito coperchio va bene, ok, prendi l'Adobe Lamp oggi, punti di forza, ok, un po' di bullet point, regolazione luce. Via dicendo, collegamento USB, rotazione, qua l'immagine mettilo allineato al centro, molto meglio che sia allineata al centro l'immagine, quindi con il copy, visto che comunque è un copy diciamo abbastanza strettino, la cosa migliore è che le immagini siano allineate al centro e poi il testo sia allineato sulla sinistra, perché l'occhio umano tende proprio a dare attenzione, almeno nell'Occidente siamo abituati proprio a leggere da sinistra a destra. Se tu comunque metti il testo allineato al centro, dai un po' di confusione, vi dicendo, però possiamo andare ad approfondire. L'importante è che le immagini siano allineate al centro e poi comunque il testo sia allineato a sinistra. Poi comunque un po' di recensioni, il che va bene. Questo utente ti consiglierei di andare a togliere perché non è fantastico. Quindi tutte le recensioni così utente di e via dicendo, meglio togliere perché dà un po' la sensazione di fake, il che non è comunque fantastico. L'ordine sale elaborato, eh? Ok, entro le prime 72 ore. Quello che ti consiglio di fare qua è di aggiungere eventualmente uno sticky card perché fa sicuramente molto bene, ma in generale può anche andare. Ora non so se hai testato questo prodotto, non so se eventualmente è winner, via dicendo, però una struttura di questo genere può anche andare. Ok, come ti ho detto, questo qua di San Valentino ha anche comunque il prezzo e il trust badge, un po' anche nell'home page cercare di renderlo molto molto più figo, però in generale comunque può andare. Ora, senza andare ad approfondire, appunto, andiamo anche sugli altri store. Vediamo un po', debeoriginal.com, vediamo un po'. Dovrebbe essere comunque in tedesco. Ok, vediamo un po'. Armageddon, sì, è tedesco, in der Wunderkorb. Ok, tutto quanto in tedesco, va bene. Una cosa anche qua, visto che ti riferisci ad un mercato proprio tedesco, quindi prettamente comunque europeo. Ah no, tedesco. Tedesco e francese, non so se eventualmente perché sono attualmente in Svizzera, quindi me lo dà comunque in questa lingua. No, ok, no, in tedesco e francese direttamente. Allora, qua, visto che ti riferisci ad un mercato europeo, quindi francese, tedesco, appunto, non andare a mischiare l'inglese con tedesco e francese, mi spiego. Qua ad esempio hai messo 50% off e free shipping. Qua comunque mettilo tutto quanto in tedesco, tutto quanto in francese. O ad esempio qua home, track your order, FAQ, about us, tutte queste pagine qua è molto meglio che ci cioè il senso di andare comunque in un mercato europeo è proprio di andare a diversificare, proprio a separarsi da tutti quei dropshipper che puntano sempre agli Stati Uniti, puntano sempre ai Big Four o comunque worldwide, puntano tutto quanto in inglese. E il senso di andare in Europa, tipo solamente in Italia, solamente in Germania, solamente in Francia, solamente in Polonia, solamente in Romania, in Ungheria, vi dicendo, è proprio di andare a prendere quel singolo paese e andare proprio a fare tutto quanto della lingua di quel paese. Quindi non andare a mischiare, mi raccomando, la lingua inglese con la lingua tedesca. Fai tutto quanto tedesco oppure fai tutto quanto in inglese. Però se ti riferisci al mercato tedesco, tutto quanto è scritto in tedesco. Però in generale va anche bene, alla fine la struttura è sempre dal classico One Product Store, quindi questo qua comunque pagina di home diretta ed è molto molto semplice. Anche qua comunque ci sono le varie immagini, come ad esempio qua extension bar 2, shovel bar 1, extension bar eccetera. Anche questo molto molto meglio che ci sia scritto in tedesco, le persone si sentiranno molto molto più a loro agio se vedranno direttamente tutto quanto in tedesco. Quindi anche qua, ad esempio, anche qua le immagini, simple adjustment, multifunctional accessories, bla bla bla. Quindi tutto quanto è importante che ci sia in tedesco, non che un pezzo in inglese, un pezzo in tedesco e via dicendo. Fa proprio sentire la persona molto più a suo agio.
ok, anche qua safety hammer, eccetera. Quale recensioni? Unica cosa che ti consiglio di modificare il colore delle recensioni, di metterle direttamente in giallo, il giallo colore Amazon, ok? Se non sai come andare a prendere i codici colori, ho fatto anche un video appunto proprio sui codici colori, però basta che ti scarichi un'estensione di Chrome che nomini in quel video, che ti può essere sicuramente utile. Another survival item, ok, vediamo un po'. Survival kit, wild kit 59 in 1. Ok, penso che questo qua lo andrai a mettere comunque in upsell. Ok, in generale comunque il tema può anche andare, l'unica cosa è che molto meglio andare a fare tutto quanto in tedesco. L'unica cosa che appunto ti consiglio di fare è proprio questo. Poi non so come ti vai a regolare tu di preciso con la questione anche dogane, spedizioni varie, eccetera, e se comunque vai a spedire questa ascia affilata o non affilata, perché comunque c'è un po' di differenza. Comunque, a parte quello, il tema dello store va anche bene. Una cosa qua è ti consiglio di andare a mettere una sola call to action, ok? Non metterne due per andare a confondere, anche se comunque sono aggiunta al carrello e comprala, molto meglio che c'è comunque una sola call to action, un pulsante e nient'altro, ed è molto 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 meglio. Comunque, a parte questo, il tema può anche andare, l'unica cosa è mettere tutto quanto in tedesco, perché così non è proprio fantastico, molto meglio tutto quanto in tedesco. Comunque, andando poi sul prossimo, che è Tiziana Chiara Costa Gioielli, ok, vediamo un po'. Questo qua comunque è uno store alla fine di nicchia. È uno store alla fine di nicchia. Non sono di per sé esperto di questi prodotti qua, però comunque andiamo a vedere proprio la struttura degli store, o almeno non sono appassionato di questo genere di gioielli, però vediamo un po' chi siamo. Shop, andiamo magari su orecchini, anelli, ciondoli, andiamo magari su anelli. Tiziana Chiara Costa Gioielli. Ok, una cosa anche un po' il logo, vediamo. Ok, c'è un po' di... Ok, ci sono questi anelli qua, 15 euro. Vi dicendo, avevo visto anche che la produzione è propria produzione. Come spediamo? Vediamo un po', giusto per dare un'occhiata. In tutta Italia è composta uno, cosa costa uno? Consegna in un giorno lavorativo successivo all'accettazione per l'80% degli invii. Ok. Va bene, raccomandato. Ok, quindi comunque produzione propria. Abbiamo qua anche, ok, laboratorio, team, temporary, ok, gioielli in pietre dure. Va bene, ok, questo qua va bene. Andrei a fare piuttosto un qualcosa di molto più a tema. Molto più a tema. Ad esempio, questo tipo di anelli sono dei prodotti che vanno veramente tanto, sono andati un sacco a livello proprio americano, a livello worldwide, è andato veramente un sacco, e quindi è una cosa che ti consiglio di più. Una cosa qua, anche sulla struttura proprio delle immagini, una cosa che ti consiglio di andare a mettere tutte le immagini con lo sfondo bianco, ok? Tutte le immagini con lo sfondo bianco, e avere comunque sia anche un po' di recensioni, un po' di social proof, o comunque magari non metti nessuna recensione, perché comunque è un po' bruttino vedere proprio ancora nessuna recensione, ancora nessuna recensione. Quindi o proprio lo togli per il momento, quindi senza proprio recensioni, oppure le vai ad aggiungere. Ad esempio, ti puoi organizzare anche con qualche persona, andare magari a dargli gratuitamente il prodotto in cambio comunque di qualche recensione. Ecco qua, ad esempio, il Trust Badge, questo qua è Secure Ordering, Satisfaction, eccetera eccetera. Questo qua molto meglio andare a cambiarlo, è un po' troppo, dà la sensazione proprio di un qualcosa che non sembra veritiero. Quindi, visto che in inglese vi dicendo, io ti consiglio di andare a mettere un Trust Badge solamente su questo store, con proprio un Trust Badge proprio personalizzato, ok? È molto molto meglio. Poi comunque non ti riferisci ad un pubblico molto giovane, anzi un po' più leggermente anziano, diciamo. Quindi andare a mettere un Trust Badge che ispiri tanta fiducia, quello comunque fa veramente tanto. Un conto ti rivolge ad un target di persone molto molto giovani, lì comunque è diverso. Puoi anche non mettere il Trust Badge,
però su quelli un pochettino più anziani è comunque meglio. Quindi qua una cosa che ti consiglio di andare a mettere tutte le immagini dei prodotti, di uno sfondo bianco. O metti tutte quante con lo sfondo bianco oppure metti tutte quante con lo stesso sfondo. Questo perché non dà una bella sensazione vedere uno con questo sfondo, l'altro con questo sfondo con una luce leggermente diversa, poi l'altro bianco ancora. C'è troppa incoerenza, quindi molto meglio avere, diciamo, una standardizzazione sui contenuti, avere proprio un qualcosa di uguale per tutti, ok? Quindi sfondo bianco direttamente e vedi che è molto molto più bello, dà la sensazione proprio di una collezione vera e propria. Poi anche qua per quanto riguarda le foto, sì, che ci sono messo proprio con la mano della persona direttamente, anche qua è più preferibile che queste immagini siano messe nella descrizione del prodotto invece che del prodotto stesso, ok? Oppure se vuoi andare a mettere la foto proprio del dito mentre lo indossa, che sia una foto fatta un pochettino meglio, quindi o magari prendi un fotografo oppure magari hai un qualcuno che conosci che fa però delle foto fatte bene, però in questo caso qua sembra più una foto da recensione, non tanto foto dimostrativa. Quindi è proprio questa che è la differenza. Poi anche qua, ad esempio, imposte incluse, spese di spedizione calcolate al momento del pagamento, questo qua ti consiglierei piuttosto di andare a cambiarlo e invece di questo testo andare a scrivere un qualcosa tipo un'offerta o comunque il fatto che includi certi tipi di spedizione, via dicendo. Però le persone che vedono imposte incluse spese di spedizione calcolate al momento del pagamento, questo induce le persone a fermarsi un pochettino, ok? Perché quando le persone vedono che un qualcosa deve essere pagato oppure c'è una sorta di negazione, tendono comunque a fermarsi. Quindi ti consiglierei di andare a cambiare comunque questo. Ecco, ad esempio qua recensione dei clienti, eccetera, questo qua molto meglio che non ci sia qua in alto, ma è meglio che ci sia in basso, ok? Molto meglio che ci sia in basso. Oppure la cosa migliore è avere un'anteprima delle stelle qua vicino al prezzo, come ad esempio Amazon, e poi in fondo anche le recensioni. Oppure se andiamo ad esempio su, mettiamo caso collane. Ok, andiamo un po' sulle collane. Ad esempio, anche qua ci sono le immagini dei prodotti, stessa cosa. Alcune immagini sono quadrate, altre immagini sono invece lunghe. La cosa migliore è che metti tutte le immagini dello stesso formato, sfondo bianco e della stessa grandezza, perché così va a crearsi un po' troppa incoerenza proprio. Quindi molto meglio che ci sia un qualcosa di unificato. In generale, comunque, il prodotto di per sé, visto che è di produzione propria, visto che c'è anche la spedizione veloce, può avere anche molto potenziale. Tant'è che conosco anche un'azienda che li fa e comunque stanno andando molto bene, però hanno un qualcosa di molto. Anche se vanno a cambiare rispetto a questi qua, non sono proprio uguali a questi qua che hai su Tiziana Chiara Costa. Però loro hanno proprio un mood da ok, andiamo a dargli un'atmosfera su questa nicchia, perché quello che devi dare alla fine su questi prodotti non è tanto il fatto della caratteristica, il fatto della lunghezza della collana, il fatto di insomma tutte le cose tecniche. Devi andare a catturare la persona tramite il mood di questo bracciale, in genere per bracciali, gioielli. In generale le collane, tutto quello che riguarda proprio il ramo dei gioielli è più un fatto di sensazione, non più un fatto di caratteristiche, quanto è lungo magari il bracciale, quanto è questo, eccetera, ma che tipo di sensazione ti dà un determinato tipo di bracciale, collane, via dicendo. Quindi gli andrei a rifare una ristrutturata per andare a dargli proprio un nuovo mood, un nuovo tipo di sensazione per lo store. Comunque, a parte questo, può anche andare bene in generale. L'unica cosa è questo tipo di modifica. Andrei a fare sì un po' di ristrutturata anche per quanto riguarda l'home page, un pochettino, perché non va un po' a peccare. È un po' sprecato. Dovrebbe essere sfruttato molto meglio, molto, molto meglio. Il potenziale ce l'ha, ma dovresti sfruttarlo un pochettino di più. Ora passiamo a primiziegargano.com. Questo qua è direttamente molto probabile di produzione propria, anche perché non penso che andrei a fare dropshipping direttamente di prodotti di salumi, formaggi e cose abbastanza rustiche. Però su questo, allora vediamo un po', sul Gargano, il mangiar bene è un rito quotidiano fatto da grandi tradizioni secolari. Allora su questo anche il testo, ad esempio sul Gargano, il mangiar bene è un rito, quindi cerca di stare molto più
molto, diciamo, in linea con quello che è il testo, quindi sul Gargano, sotto il mangiar bene, sotto è un, quindi proprio per dare un qualcosa di più lineare, di più liscio, ok? Comunque, vediamo un po' quello che è proprio lo story, i veri sapori, eccetera, novità del mese, ok, pane classico di Monte Sant'Angelo, ok, pane al farro di Monte Sant'Angelo, va bene, molto molto bello, il mood. Di per sé il tipo di atmosfera che si percepisce non è comunque male, ci sta. Non è comunque male, ci sta, ok. Vedo che c'è anche l'olio, olio extravergine di oliva del Gargano. Ok, 17 euro. Ok, il frantonio. Ok, anche mozzarella, vi dicendo. Il mood di per sé dello store, quindi il tipo di schema colori che è stato utilizzato, il tipo di struttura anche, non è comunque male. Non è comunque male, quindi Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Don Antonio, ok. Dicono di noi, va bene, anche un po' di testimonianze, va bene. Il miglior pane al mondo. Ok, per quale motivo un giovane ragazzo pisano è andato alla ricerca dei migliori artigiani del Gargano? Ok, anche il fatto del canale YouTube, questo aiuta molto. Il tipo di modulo utilizzato va bene, pagamento sicuro e criptato, più di 5.000 ordini, va bene. Qua sia l'email sia comunque un numero di telefono, privacy policy, legale, via dicendo. Andrei ad aggiungere anche un'eventuale pagina in più qua sotto con una sorta di orario di assistenza, quindi proprio per indicare siamo disponibili per l'assistenza da lunedì a venerdì oppure da lunedì a sabato, quello che sarà, e proprio metti anche gli orari per dare più una sensazione proprio anche di assistenza, di un qualcosa che è proprio attivo, e questo alle persone piace comunque molto. Vedo qua che hai anche il tasto di WhatsApp, vediamo un po', produzione propria, forno Moretti, pasta, salumi, formaggi, ok, vediamo un po' tutti i prodotti, giusto per vedere anche un po' la struttura della collezione. Quindi l'home page di per sé va anche bene, l'home page di per sé va anche bene, bisogna vedere anche che tipo di strategia vai, ovvio questo qua non è il video, però bisognerebbe ad approfondire anche un po' il tipo di strategie che vai ad utilizzare per portare traffico, per portare comunque clienti, farli rimanere, farli acquistare anche più volte. Quindi vediamo sì lo store, bisognerebbe comunque andare ad approfondire anche su quel lato lì. Allora, salati artigianali fatti a mano, taralini artigianali, ok, molto molto buono, pesti, sughi, ok. Il tipo di collezione va bene. Andiamo ad esempio su pasta artigianale con semola del Gargano, vediamo un po'. Vediamo un po'. Che comunque qua, insomma, il target di persone non è riferito a un target magari giovanissimo oppure il solito target da dropshipping, qui si tratta di un business tutta un'altra cosa. Avevo già avuto a che fare comunque con store, con e-commerce, proprio con attività che fanno alimentari, ok? Quindi produzione propria, produzione artigianale, tutta roba fresca e poi anche spedizione, sia comunque di vari tipi di prodotti, anche pasta, anche comunque tipi di salse e anche olio, e posso comunque assicurare che il tipo di domanda c'è, il tipo di domanda c'è, bisogna adottare una buona strategia per saperlo vendere. Però andando a vedere qua, vediamo orecchietta al peperoncino 500 grammi, vediamo un po', giusto per vedere un po' la struttura anche qua, mi sa che verrà un video lungo. Ok, orecchietta al peperoncino 500 grammi, una recensione di disponibilità immediata, ottimo, ricevilo in 2-4 giorni lavorativo, ottimo, quantità una confezione, tre confezioni, ok, vedo che hai messo anche qua il bando, 6 confezioni, il tasso di aggiungere carrello va benissimo, con tanto di pulsazione, ottimo, pagamento sicuro e criptato, ok, qua va bene, andrei a mettere giusto i trust badge un pochettino più grandi. Un po', giusto, giusto un pochettino. Prodotto artigianale fatto a mano, realizzato con semola del Gargano, spedito direttamente dall'artigiano locale. Questo molto molto buono. Spedizione fissa 4,99 euro su tutti i prodotti di primizie del Gargano. Ok, la pasta ideale, eccetera. Vedo che c'è un po' di foto. Ok, tutti i nostri prodotti vengono imballati singolarmente prima di essere inseriti nel pacco. Va bene, anche qua una recessione, ok, potrebbero interessarti anche di per sé. La struttura dello store mi piace. Io comunque vado a prediligere molto molto di più una struttura di store fatta molto più semplice, fatta molto più figa, come in questo caso. Ok, vediamo anche un po' il carrello. Vediamo anche un po' il carrello. Allora,
Allora, tu carrello, ok, vai alla cassa, va bene, aggiungi due articoli per usufruire del 6% di sconto, va bene, ok, info spedizioni, vediamo. Quindi di per sé la struttura dello store è molto molto bella, molto buona, molto semplice, è una cosa che a me piace molto, giusto appunto quella parte lì di trust badge, vediamo un po'. Ok, fine consegne. È vero che comprando prodotti per artigianali, ok, possono sommarsi. Atto offrire al cliente un prodotto con una qualità senza paragone, difficilmente ottenibile con prodotti industriali o sistemi di accumulo. Ok, quanto costa la spedizione? Va bene. Ok, quanto costa la spedizione in Europa? Va bene. Ok, qua giusto un po' di FAQ, va benissimo. Per dare una sensazione ancora migliore, ok. Prodotti, ok, qua gratuita. Bisognerebbe vedere anche una struttura per offrire proprio una spedizione gratuita se le persone spendono magari un centinaio di euro, 200 euro per ordine. In questi casi qua, quando si tratta proprio di prodotti alimentari, su quello store lì, quell'e-commerce che avevo accennato prima, si arrivava anche a ticket di 400-500 euro proprio a singolo carrello. Quindi bisogna cercare di andare ad aumentare il più possibile il carrello medio e cercare comunque di dare una sorta di offerta per incentivare le persone ad acquistare di più, per avere anche la spedizione gratuita. Comunque lo store in generale va bene, bisognerebbe andare ad approfondire, vedere proprio la strategia che viene usata, il tipo di traffico, e un po' tutto quanto. Però proprio riferente allo store, struttura dello store, va comunque bene. Va comunque bene. Qua vediamo un po', massaggiatore intelligente. Allora, quindi siamo qua su massagecenter.com, quindi prettamente in italiano. Questo logo lo andrei a cambiare perché non molto meglio di no, lo farei più minimale, anche solamente la scritta, oppure un qualcosa di più semplice, però questa immagine è molto molto meglio di no. In generale il mood nero qua con l'immagine, poi questo qua bianco, poi insomma, troppi colori non va bene. Ti consiglierei di andare a mettere lo sfondo bianco e via. Come pulsanti va bene. Come pulsanti va bene. Ti suggerirei di andare a mettere un trust badge abbastanza personalizzato. Cosa troverai dentro? Cosa troverai? Allora, cosa troverai all'interno della confezione? Va bene. Migliore effetto di massaggio. Ecco, ad esempio qua anche l'immagine è veramente molto di scarsa qualità, si legge poco, lo sfondo nero con l'immagine bianca non è che vada molto bene e via dicendo. Ok, se sì, ci sono un po' di recensioni, stelle gialle, va bene. Qua come descrizione non è proprio fantastica come descrizione, bisognerebbe dare più la sensazione del fatto che proprio il prodotto risolve un problema, perché qua cominci con cosa troverai all'interno della confezione, massager, quindi un qualcosa di tecnico. La cosa migliore è che la descrizione, il copy, all'inizio lo vai a concentrare su un qualcosa di molto più emotivo, perché devi proprio, non devi vendere di per sé il prodotto, devi vendere il collo massaggiato. Deve essere proprio questo il senso, soprattutto all'inizio, nella parte iniziale del copy, e la parte più tecnica, quindi cosa troverai all'interno del pacco, meglio lasciarlo in fondo. Ok, quindi da questo punto di vista si comincia sempre con un qualcosa inerente al lato emotivo, ok, sul lato impulsivo della persona, sui benefici del prodotto, come si sentirà la persona dopo che avrà acquistato il prodotto, e la parte tecnica, quindi in questo caso cosa c'è dentro il pacco, molto meglio lasciarlo in fondo. A parte questo, anche qua contattaci con due C, valla a cambiare perché è assolutamente da cambiare. Valla a cambiare, allora andiamo a vedere un po' la home. Ok, qua va bene, massage center, dove cervicale, ok, anche qua l'immagine qua comunque è tagliata, molto meglio avere un'immagine proprio dove insomma il prodotto non è tagliato, dà proprio la sensazione che ci sia un'immagine, devi dare la sensazione che ci sia il prodotto sopra, non tanto un'immagine. Comunque molto meglio sfondo bianco, qua comunque c'è la scritta compra ora, è molto meglio che ci sia un pulsante bello in grande, ok, qua.
ti accenni proprio al fatto del dolore della schiena, mi dicendo ma molto meglio andare a specificarlo sulla pagina prodotto, visto che è la pagina prodotto quella che conta veramente di più. Ok, qui andrei a fare una piccola refreshata proprio al brand in generale, quello che è Muscle Center, fare lo sfondo bianco, correggere un po' gli errori grammaticali, rifare il copy, come ti ho detto, più lato emotivo ed impulsivo del prodotto e poi comunque il lato un pochettino più tecnico e anche soprattutto lo sfondo, ma in generale il mood è molto molto meglio cambiarlo. Ok. Poi passiamo un po' al prossimo che è yourtechpro.com. Ok, vediamo un po'. Your desk, your working space, va bene. Qua, bene o male lo stesso prodotto. Qua ti consiglio di togliere buy with Google Pay. Buy with Google Pay. Ok, why should you choose us? Ok, quindi tutto quanto in inglese. Ok, come home page abbastanza standard. Qua hai comunque un catalogo di prodotti, vedo c'è anche track your order, contact us, multifunction accessories. Vediamo un po', desk lamp, vediamo un po'. Allora, qua ti consiglierei di andare a mettere magari uno sfondo un pochettino più carino, così non dà la sensazione che sia un qualcosa di figo, oppure non metti proprio lo sfondo, cioè lasci solamente i prodotti diretti. Qua vediamo un po', qua possono essere abbastanza fighi come prodotti, anche se insomma è un po' difficoltoso come prodotto. Qua al posto della scritta tax included, ti consiglierei di mettere magari un qualcosa tipo free shipping oppure un qualcosa per incentivare le persone ad acquistare. Se vedono tax included, sì, ok, va bene, ma alle persone normali, quindi visto che ti riferisci al cliente privato, non è che gli interessa più di tanto. Qua add to cart e buy it now, ti consiglio di avere un solo pulsante, ad esempio solamente add to cart e via, quindi non andare a confondere le persone con add to cart oppure buy it now. Metti solamente un pulsante, add to cart e via, e ti direi appunto di metterlo in blu, visto che comunque il tuo logo è in blu, ti consiglierei sì di mettere comunque il logo in blu. Anche qua il nome del prodotto, Charger LED Table Desk Lamp. Qua gli darei al prodotto un nome un pochettino più personalizzato, perché così sembra proprio uno dei tanti. Quando il prodotto è uno dei tanti, le persone tendono a guardare comunque su Amazon. Invece, se tu dai la sensazione che sei un qualcuno, sei proprio il produttore, l'inventore di questo prodotto, le persone verranno da te perché gli hai dato proprio il prodotto originale, non gli hai dato uno dei tanti. Le persone vogliono quello originale, non vogliono uno dei tanti. Se vogliono uno dei tanti, cercano su eBay, cercano su Amazon, vanno nei discount, vanno comunque in questi negozi qua. Ok, with wireless. Ad esempio, qua c'è un'opzione, basta. Questa opzione toglila piuttosto, perché se è un qualcosa di cliccabile, ma di per sé non serve, allora piuttosto toglilo. Qualsiasi cosa che è cliccabile, cambiabile, se non ha nessuna funzione, toglilo, come in questo caso. Ok, un conto ci fossero due opzioni, tre opzioni, quello che è, va bene, ma in questo caso ce n'è solo una e non ha senso avere questo pulsante qua. Features, anche le features, anche qua c'è uno spazio bianco enorme sulla descrizione, quindi non è proprio fantastico. Qua non ci sono comunque le recensioni. Qua you may also like, quindi per fare cross sell questo qua lo andrei a togliere. Ok, molto molto meglio. Andrei a togliere anche questo qua di condivisione, share, tweet, pin e via dicendo. Anche sulla parte di descrizione è molto molto blando, c'è veramente poco. Sembra comunque che è proprio copiato dall'Express. Ok, quindi specification, material, light source, lumen, power, bla bla bla. Insomma, sono tutte cose tecniche, però alle persone non interessa, quindi le persone vogliono qualcosa di figo, quindi anche ad esempio l'immagine, ti consiglierei di andare a lasciare o solamente questa immagine qua oppure solamente un'immagine con sfondo bianco, quindi senza andare ad aggiungere tutti questi qua, perché quando vai ad aggiungere anche tante immagini sembra un qualcosa proprio da AliExpress, da Wish, quindi un qualcosa di cheap, un qualcosa di basso valore. Poi ti consiglierei di andare a mettere anche un trust badge, di andare a mettere anche un po' di GIF, un po' di immagini, qualcosa di più grafico, perché le persone, se vai a fare magari Facebook Ads, via dicendo, le persone vengono da un social, sono molto più distratte, vogliono un qualcosa di rapido, diretto, molto più grafico. Se gli metti un testo qua noioso, non se lo leggono, non se lo filano e di conseguenza non hai acquisti. Quindi a questo store qua bisogna dare proprio una refreshata anche sul tema. Ti consiglierei di andare a cambiare tema, di avere un qualcosa di molto più molto molto più buono. Comunque andiamo poi al successivo, quindi guantimagnetici.com. Ok,
Già comunque con il nome del dominio a me personalmente non piace per niente, quindi guantimagnetici.com no. Se hai ad esempio il nome del tuo store Glovi, questo è molto figo, potresti mettere glovioriginal.com, glovi-qualcosa.com, proprio per dare la sensazione che sei un brand, ma guantimagnetici.com. Allora, spedizione gratuita 24-48 ore con pagamento alla consegna, va bene. Ok, fa la scelta giusta, scegli Glovi, va bene. Quindi Decamelo sarà ok. Ok, quindi qua molto molto semplice, anche una pagina di FAQ, qua va bene. Qua nella pagina proprio in fondo ti andrei a consigliare proprio di andare a mettere una sezione riferente all'assistenza. Vedo qua sempre hai messo anche tu la parte di WhatsApp, però ti consiglierei nelle pagine legali, qua nel footer, di andare a mettere una sezione riferente all'assistenza, quindi magari metti un numero di telefono apposta lì e anche un'email, quindi info@glovi.com oppure glovi.it, quello che è, e andare a mettere anche un orario di assistenza, far vedere proprio che sei disponibile da tot orario a tot orario, per dare proprio la sensazione che sei un qualcosa di veritiero, un qualcosa che esiste, e lì comunque fa veramente la differenza. Comunque in generale la struttura semplice a me personalmente piace molto, andrei a mettere questo video nell'home page molto più qualitativo perché è un po' troppo di scarsa qualità in questo caso. Qua le stelle delle recensioni ti consiglierei di andare a metterle in giallo del colore Amazon sempre, e anche qua la struttura proprio di aggiungere carrelle, via dicendo. Se hai comunque un tipo di schema colori sul blu, usa il blu. Se hai comunque qualcosa sul verde, usa sì il verde. Però mi piace comunque che qua hai messo l'aggiungere carrelle in grande, pagamento alla consegna va bene, li compri al prezzo di fabbrica e va bene, pagamento sicuro garantito va bene. Stanco dei soliti guanti di lavoro, ok. Prova Grovi, rivoluzionare i guanti magnetici numero in Italia, ok. Come GIF va bene, ti direi di andare a mettere il tuo logo per andare ad evitare spiacevoli inconvenienti. Anche qua la GIF, qua l'elenco puntato ti consiglio di andare a metterlo allineato al centro perché è molto meglio quando c'è un bullet point di metterlo allineato verso sinistra e non verso il centro. Ho detto prima verso il centro, ma verso sinistra, ok. Poi anche qua, ok, ma non è tutto. Acquistando oggi va bene, la nostra garanzia, ok, molto molto semplice. Anche qua le recensioni e di per sé va anche bene. Quindi modifica del footer, modifica anche un po' delle immagini per essere anche un po' più qualitativo. E bisogna vedere anche un po' che tipo di strategia vai proprio ad adottare. Qua comunque sul bundle va benissimo perché le persone vorranno acquistare anche di più. Non ci saranno costi aggiuntivi, le tasse sono già incluse. Vediamo un po' su acquista ora, va bene. Quanto magnetico, contatti, chi siamo, traccia il tuo ordine, va benissimo. Quindi la struttura molto molto semplice, che comunque va anche bene. Qua vedo anche i trust badge, Glovi, Mastercard, Visa, Norton, Secured. Ti direi piuttosto di togliere perché gli italiani non conoscono veramente nulla di Norton Secured, quindi molto meglio qualcos'altro piuttosto che Norton Secured. Però in generale la struttura va anche bene, darei più la sensazione di un qualcosa un po' più brandizzato, un po' più figo, ecco, invece che questo. Poi bisognerebbe vedere anche quanta marginalità hai proprio sul prodotto. Però comunque mi piace il fatto che sia semplice e può anche andare. Un po' di ristrutturata ci vorrebbe, però in generale può anche andare. Andiamo sul prossimo, quindi The Wellness Cushion.com. Qua ad esempio c'è subito un pop-up che andrei a togliere. Metti il pop-up solamente dopo 120 secondi. Free shipping today only. Questo qua molto meglio se lo vai a cambiare perché è un po' troppo usato. A luxury product discounted. Ok, qua c'è una ragazza mezza cinese. Ti direi magari di mettere qualcun altro invece che quello. Nulla contro assolutamente le persone asiatiche, vi dicendo, però appena metti una foto di questo genere dà un po' leggermente la sensazione di chi. Qua ad esempio il logo TWC in verde sopra comunque questo sfondo, sopra comunque questo sfondo sul rosa leggermente si vede veramente poco, quindi piuttosto ti direi di cambiarlo, è molto molto meglio. Poi vediamo qua The Wellness Cushion Free,
Ok, qua comunque il menu è abbastanza incasinato, ti direi di andare a modificare, di andare a mettere qualcos'altro comunque. The wellness caution immediately available, free shipping until questo qua, ti consiglierei di cambiarlo che non è fantastico da vedere. Qua comunque il colore verde, get yours now, questo pulsante è un pochettino piccolo, quindi ti direi di andare a metterlo sotto, quindi il pulsante del quantity e poi sotto la call to action messa però in grande perché così è veramente piccolo. Secure and trusted checkout with, qua ti direi di andare a mettere un trust badge un pochettino più personalizzato e figo invece di questi qua e basta. The wellness caution, luxury wellness. Ecco ad esempio il menu qua è veramente troppo invasivo, quindi modificalo perché così non va per niente bene. Super large, eccetera. Qua c'è anche il video fatto con YouTube, ok, che può anche andare. Qua c'è anche la GIF, qua metti il logo sopra la GIF, qua comunque un po' di bullet point. Ti direi di andare a ridurre i bullet point, cerca di fare magari 4 massimo 5 bullet point, non di più. Ok. Ok, qua video, ok. Anche qua tanti tanti bullet point, ti direi di andare a modificare. I work out for this, ok, questo qua è carino, ci sta. Questo qua è carino, ci sta. Stai attento magari a Scarface che ti viene a chiedere i diritti d'autore. Comunque qua c'è un po' di caricamento, ok, un po' di recensioni. In generale ti direi di andare a cambiare, sì, il menu, un po' quella che è la struttura dello store, un po' di colori, ad esempio questa call to action, anche i trust badge, andare a metterli un po' più modificati, anche un po' le foto, farle un pochettino più curate invece che qua al settore quantità e via dicendo, e anche il logo, questo verde qua, no, no, molto meglio, cioè devi dare proprio la sensazione di un brand effettivo, sembra un po' che stai cercando sì di dare una sensazione di brand, ma non fatto proprio bene. Ok, poi anche l'email wellness caution eccetera @gmail.com, falla comunque piuttosto un'email aziendale che è molto molto meglio. Comunque andiamo a vedere poi il prossimo nowet.it. Ok, addio batteria umidità, va bene, questa è sempre la struttura molto molto semplice, con The Beautify, vediamo un po' la collezione. Un po' ok, no wet, il nome no wet ci sta comunque. Qua ok, in generale un po' così, ok, giacca impermeabile, vediamo un po'. Anche il nome giacca impermeabile ti direi di dargli un po' un nome un pochettino più figo, ok? O ad esempio giacca impermeabile no wet, comunque devi dare la sensazione come se fosse il tuo prodotto originale, come se l'avessi inventato tu. Pacchetto outdoor. Ok, può anche andare, anche se il bundle è un po' troppo invasivo, quindi ti direi piuttosto di no. È un po' troppo invasivo, quindi molto meglio cambiare. Qua powered by, eccetera, eccetera. Ecco, qua ci sono veramente troppi, troppi bundle, quindi no. Molto meglio cambiarlo perché ci sono veramente troppi bundle. Di addio al vento, vestite bagnati, ok, va bene. Dove vuoi, qua in generale i contenuti possono anche andare. Support, @nowhere.it. Ok, qua un po' di recensioni servono, similar products, questo qua toglierlo perché già comunque hai gli altri prodotti in alto, quindi questo qua molto meglio toglierli, un po' di testimonial fanno sì bene. Ok, in generale può anche andare, l'unica cosa è questa cosa qua dei bundle, molto meglio toglierla o almeno ridurla perché così è veramente troppo troppo invasivo. Se già comunque è invasivo da desktop, da mobile sarà molto più invasivo, ti occuperà veramente un sacco di spazio e questo alle persone comunque non piace, specialmente se vengono da un social. Sconti primaverili, 50% su tutto fino al, e non c'è scritto qua, vallo a modificare assolutamente. E di per sé la struttura semplice va bene, giusto questi cambiamenti e sarà molto molto meglio, molto molto meglio. Poi andiamo su questo, storekids.it. Allora, mission, chi siamo? Anche qua le immagini, bisogna andare a metterle della stessa grandezza perché così non vanno bene. Utilità da abbracciare, ebook, giochi, ok, info storekids. Ok, questo sfondo così non va per niente bene, cioè sfondo di questo colore sul verde acqua, poi questo qua un po' più sul viola, altri colori, non va comunque bene in questo modo. Da abbracciare, ok, filtra per... Qua hai comunque pochi prodotti in catalogo, quindi alla fine è inutile mettere questo filtro qua. Ok, piuttosto toglielo perché tanto non serve. Vediamo ad esempio un po' di struttura di pagina prodotto.
Anche qua, immagine con il viso di una ragazza cinese, dà veramente la sensazione di un qualcosa di cheap, un qualcosa di cinese, quindi molto meglio togliere. Qua comunque anche due call to action, uno aggiunto al carrello, un altro acquista ora. Lascia solamente il pulsante di aggiungi al carrello, metti comunque un po' di trust badge. Anche qua vedi pagamento sicuro verificato con e non c'è, quindi metti comunque il trust badge. Ok, qua un po' di questo, le stelle delle recensioni mettile in giallo, colore Amazon, qua sono importate e come vado a consigliare dentro e-commerce virtuoso è molto molto meglio andare a scriverle tu stesso, quindi questo sfondo qua con le scritte viola, anche la scritta verde acqua in alto, troppe troppe cose, troppi colori mischiati, la persona arriva e automaticamente non capisce un cazzo, cioè ci sono talmente tanti colori, l'immagine di qua, la call to action di là, colore questo, viola, verde e verde acqua e azzurro e tutte queste cose qua vanno a distrarre troppo l'occhio della persona e questo non va per niente bene, quindi questo mi raccomando vado a modificare perché sicuramente verrebbe molto molto meglio, molto molto meglio. Quindi stelle delle recensioni, via dicendo, e anche un po' la struttura del copy, è un po' troppo semplice, troppo basica, molto meglio andare a mettere comunque un po' di immagini, un qualcosa di grafico, un qualcosa riferito proprio magari con delle GIF al prodotto, far vedere il prodotto stesso, com'è, dare la sensazione di un qualcosa di più figo che i bambini hanno bisogno e via dicendo, ma così è troppo 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 poco, troppo troppo poco. Comunque andiamo poi al successivo, quindi ismac.it, vediamo un po', qua l'home page, molto molto semplice, possiamo anche sovrare l'home page perché a me piacciono le home page semplici, prodotti, c'è solo un prodotto qua, comunque su acquista metti direttamente il link del prodotto se è solo questo. Allora qua direttamente le stelle, metti nel giallo colore Amazon, lunghezza va bene, quantità, aggiungi a carrello in grande. Metti qua un po' di trust badge perché sicuramente va bene, non ti riferisci al diciottenne di turno, ma un qualcuno di un pochettino più, diciamo anziano, 30, 40, 50 anni. Qua comunque va bene, ti consiglierei di mettere la GIF prima dell'immagine. La GIF prima dell'immagine. Qua hai un po' di emoji, un po' di testo, visto che hai comunque l'emoji e il testo, molto meglio allineare tutto quanto a sinistra perché hai l'emoji sulla sinistra che è una call to vision, quindi chiamata dell'occhio sul lato di sinistra e poi il testo allineato al centro va a creare un pochettino di confusione, quindi molto meglio allineare a sinistra se hai soprattutto anche i bullet point. Ok, prima e dopo va bene, qua condividi tweet, pin, puoi anche toglierlo. Qua, come ti ho detto, le stelle delle recensioni in giallo, quindi in generale può anche andare. L'unica cosa, questo tipo di struttura da andare a cambiare un pochettino, quindi aggiungi direttamente il link del prodotto, togli questa cosa qua, Smack Store, eccetera, perché tanto non serve, hai un singolo prodotto, Micro Magic Tape può anche andare bene, il Trust Badge, via dicendo, la GIF da andare a cambiare qua, insomma questo che ti ho detto e puoi anche andare a testare, spedizione gratuita in tutta Italia, va bene. Poi, Usual Yoga Store, qua comunque il logo no, piuttosto da cambiare, così non va comunque bene, non dai la sensazione di un brand. Molto meglio avere anche solamente la scritta Usual Yoga Store, oppure semplicemente il logo con l'omino, molto molto meglio, però un'immagine così sembra proprio ok, fatta magari con un programma computer e basta, spiaccicato lì. Un po' di prodotti misti, quindi un po' più. Ok, sì, solo yoga, ma anche abbastanza generale. Vediamo un po'. Ok, products, anche qua è in inglese e il tuo store è in italiano. Qua vedi ABS Muscle Stimulator, eccetera. Questo così comunque non va per niente bene. Hai un sacco di prodotti che sì, ok, yoga, ma non è proprio prettamente yoga, ok, non è tutto quanto yoga, è un po' anche mischiato, poi anche i nomi sono anche in inglese, è molto meglio andare a mettere comunque dei nomi direttamente in italiano, vediamo ad esempio qua Anti-Gravity Yoga, questo qua, ecco, vedi, ce l'hai comunque per una target audience in italiano, hai questo qua, la scritta in inglese, il quantity è to cart, buy it now e via dicendo. Italiano, insomma, hai un qualcosa che comunque è un po' mischiato, quindi anche qua stessa cosa, qua anche stessa cosa, i trust badge, di andare a mettere degli elementi un po' più intercambiati, quindi mettere un po' di immagini, un po' di testo, un po' di GIF, un po' di immagini, un po' di testo, quindi alternare perché quando le persone vedono un testo così lungo si rompono le palle, si annoiano, alla fine non leggono veramente nulla, di andare a lasciare anche un po' di recensioni, stessa cosa questo qua del pin della condivisione. In generale come mood può anche andare, però il logo da andare a cambiare assolutamente.
Il tipo di struttura con misto inglese-italiano non va per niente bene, quindi cambialo assolutamente. Poi anche il tipo di copy, struttura un po' più alternata, immagine, testo, copy, immagine, GIF, testo. Insomma, cercare di alternarlo un pochettino. Poi vediamo un po', feltjacket.com. Vediamo un po', felpa invernale riscaldante da donna. Ok, prodotti, quale emoji? Ti direi piuttosto di toglierlo perché non dà la sensazione di qualcosa di figo e serio. Felpa invernale riscaldante da donna. Qua gli darei un nome un pochettino più personalizzato. Modello Ice, eccetera. Taglia. Qua la call to action così non va bene. Cerca di farlo direttamente in blu o comunque molto più evidente. Ok, Jack, qua non ci sono recensioni, non c'è un qualcosa, devi andare a mettere un po' di social proof, un qualcosa di più figo. Mettere anche magari un po' di trust badge. I trust badge assolutamente sempre. Andare a mettere un pochettino più di immagine. Poi il copy è un po' troppo corto, andrei a mettere un qualcosa di più completo. Felpa invernale riscaldante, come struttura proprio del tema va anche bene, però questi piccoli errori danno proprio la sensazione di qualcosa di spiaccicato lì e boh, vediamo se vende oppure no. Quindi queste modifiche mi raccomando, falle. Poi vediamo qua all'ultimo che è onestopcustom.com, quindi regalo perfetto per una persona speciale, va bene, spedizione 24-48 ore, totalmente personalizzabile, top seller, quindi hai comunque un prodotto. Qua le recensioni, ci sono delle foto di persone che a me danno la sensazione di un qualcosa di fake, un qualcosa di facilmente trovabile, quindi metterei un po' di immagini un pochettino più veritiere rispetto a queste, ok? Poi comunque il tema di Bootify va bene, quadro trasparente, anche qua comunque quadro trasparente metterei un qualcosa di più personalizzato come nome, non semplicemente quadro trasparente. Qua comunque le stelle le andrei a mettere in giallo. Qua la call to action va bene. Il nome del cantante, ok, la canzone va bene perché è comunque un prodotto personalizzato, il che è comunque ottimo. Mettere la foto, visualizzare l'anteprima, pagamento sicuro. Ok, anche qua metterei un qualcosa di un po' più personalizzato, un pochettino più figo. L'idea del prodotto è molto bella perché ogni ricordo è più forte con la musica, ci sta. Ok, questo qua, la GIF di Bart, ci sta. Scegli il colore delle scritte, scegli la misura. Ok, your song here. Qua ti andrei a dire di cambiare proprio la scritta. Quindi la tua musica qui, artista qui, e di andare a metterlo proprio in italiano direttamente. Qua la GIF ottima, l'unica cosa, questa GIF l'andrei a mettere un po' più in alto perché in fondo è un po' sprecata, rischi che magari le persone non lo vedano. Poi anche qua vediamo che è prodotto spedito, condividi tweet pin, questo lo andrei a mettere piuttosto nella thank you page, magari dopo che il prodotto è arrivato a casa della persona, ma condividere qua direi di no. Le recensioni messe comunque in giallo, qua le recensioni no, cioè utente di questo qua censurato non va comunque bene, piuttosto valle a modificare perché così non vanno comunque bene, deve essere proprio veritiero, social proof. E qua anche i prodotti, non mettere comunque i prodotti consigliati, piuttosto vai a farci direttamente un po' di cross sell o andare comunque a fare upsell post acquisto, quindi dopo che le persone hanno acquistato di fargli l'upsell in quel momento lì, oppure di farglielo prima, quando le persone aggiungono a carrello il prodotto e poi gli proponi un altro, però andare a mettere nel fondo no. L'idea del prodotto ci sta, prodotto personalizzabile, l'unica cosa queste piccole modifiche. L'unica cosa, queste piccole modifiche, via. Comunque, ragazzi, siamo arrivati proprio alla fine degli store da recensire. Mi raccomando, ricordatevi appunto del fatto che e-commerce virtuoso adesso comunque chiude il 28, e quindi chi prima arriva meglio si piglia, perché comunque poi le iscrizioni sono chiuse. Una cosa importante poi del fatto del progetto nuovo, ok, perché adesso a breve ci sarà un progetto nuovo, quindi mi raccomando state sintonizzati, seguitemi comunque su Instagram, lascio magari il nome utente qua da qualche parte, vi dicendo, e lì comunque andrò a pubblicare anche delle novità, ci sarà anche un video nuovo appunto sulle novità che andrò a pubblicare e su un nuovo su un nuovo progetto veramente importante che adesso a breve vi andrò a pubblicare. Comunque, oltre a questo, fammi sapere cosa ne pensi anche qua sotto nei commenti. Se magari hai uno store, via dicendo, comunque hai suggerimenti, non so, insomma, la tua opinione, via dicendo, lascialo pure qua sotto nei commenti. Oltre comunque all'hashtag e-commerce. E poi noi ci vediamo al prossimo video. Qui è Elvis e mi raccomando, curatevi gli store. Ciao.